Un cordiale buonasera a tutti, io sono Prestige o Fabio per chi vuole chiamarmi con il mio nome. Siamo qui a trasmettervi la gara di Formula 1, Gran Premio di Spagna, si corre a Barcellona, categoria Entry Level, organizzata da Virtual Racing Group. Il nostro è un campionato basato su un simulatore di guida, F-Factor per l'appunto. Campionato molto agguerrito quest'anno, troviamo due piloti in testa, due vittorie a testa, parliamo di Haas 89 su McLaren, Bentley su HRT, appaiati a 83 punti, dicevamo, due vittorie a testa, tre pole position per Haas 89, una per Bentley. Insomma, se la giocherò loro. Ma attenzione, che anche se pur distaccato, dietro di loro a 57 punti, troviamo uno sfortunato finora, devo dire, Andrino Skinrus su Mercedes. Il campionato ancora lungo, potrà dire la sua, ma intanto Haas e Bentley là davanti, fanno paura. Ma Andrino Skinrus sicuramente non starà a guardare. Quarto posto per Brian sulla Marussia, 33 punti per lui. Un punto dietro Icewiper su Red Bull, 26 punti per Giangis, la prima Ferrari. Tuo compagno di squadra, subito dietro, 6 punti sotto. A 20 punti troviamo Mauro, a 16 Binis su Williams. Poi appaiati i due piloti della Toro Rosso, 14 punti per Gianni 87 e Max 76. Subito dietro 8 punti per Guglia su Williams e poi un filotto, Roberto Sala su Lotus 7, Emanuele Bracciani Force India 6, Rubra 79, McLaren 5 punti. Gli altri piloti ancora non hanno conseguito i punti, parliamo di Omar, che si è visto poco, Amleto, Eopa e Azani Mail. Quest'oggi abbiamo tre piloti, piloti nuovi, appena iscritti. Abbiamo Fabio 96 che va a far coppia con Pentle sulla HRT. Poi troviamo un Dom F1, in effetti è già in classifica, 0 punti, pilota esordiente oggi Fabio 96. Bene, i piloti sono stati allertati, tra un po' partiremo con le qualifiche. In questo momento sono tutti ai box. Si è fatto vedere un po' nelle prove libere il nostro Giangis su Ferrari, in questo momento è l'unico ad essere sceso sotto l'1 minuto e 20, esattamente 1:19.964. Haas è lì 1:20.138, si nasconde o è già al limite? Vedremo. In questo tempo abbiamo sempre di prove libere. Brian, interessante, 1:22.29. Anche Pentle è lì 1:26:26, diciamo ancora che questi tempi non fanno molto testo, perché qualcuno si nasconde, qualcuno gira scarico per ben impressionare. Tra un po' parte questa sessione di qualifica. Ricordiamo che la sessione di qualifica prevede parco chiuso, nel senso che hai fatto il settaggio della macchina e te lo devi portare fino in fondo alla gara, fino alla bandiera a scacchi. I giri consentiti per le qualifiche sono 12, compreso giro di lancio e giri di rientro. Prevediamo 4 tentativi, quindi un giro valido, perché ogni tentativo brucia 3 giri di fatto, perché c'è quello di lancio, cronometrato e rientro. Vedremo.
Anche se qui questa pista, il più delle volte il secondo giro è più performante del primo cronometrato, le gomme entrano più in temperatura, quindi tre tentativi da quattro giri, vedremo. Intanto siamo tutti pronti. Le ultime raccomandazioni della direzione gara. In questo momento ricordo ai piloti, vige il regime di parco chiuso. Categoria entry level è la categoria di partenza nei nostri siti, organizzato dal Virtual Racing Group, dove i piloti si cimentano per la prima volta. Nella categoria base, dove il Gran Premio viene effettuato al 50% della gara reale, con qualche piccolo aiuto, parliamo di ABS e controllo di trazione, dopodiché è tutto uguale, chiaramente parliamo di simulazione. Ci siamo divertiti nelle prime gare quest'anno, belle lotte, bei sorpassi, piloti abbastanza corretti. Molta sportività in pista, veramente. E questo è lo spirito che vogliamo, il puro divertimento e il rispetto degli altri. Stiamo aspettando che la direzione gara dia l'ok. In questo momento tutti i piloti sono pronti, schierati, pronti a partire. Bene, hanno dato il go. Quindi a breve abbiamo il cambio di... Eccolo qua. Sessione avviata. Siamo in qualifica. Buonasera a tutti. Ecco qua, intanto ci ha raggiunto il nostro Alex, che aiuterà in cabina di regia a commentare questo Gran Premio. Hanno appena incominciato, vero? Sì, siamo ancora tutti fermi al semaforo rosso. Ecco, in questo momento diventa verde. Siamo subito in macchina con Alex. Non so cosa vedi al tuo monitor, Alex. Niente, stavo sistemando solo ancora due cosine. Vediamo un attimino. Vabbè. Ah, Gianni è ancora dentro i box. Brian è anche lui primo giro in uscita. Non so se hai fatto le nuove presentazioni del nuovo pilota per Parliamo di questa Fabio gara. 96. Sì. Bene, l'abbiamo presentato. Abbiamo detto che è la sua prima gara all'esordio in questa categoria. Lo seguiremo per un po'. Intanto siamo in auto con Ax, la camera a bordo. Vuoi commentarci questo circuito, Alex? No, non ho i nomi delle curve, però vabbè, vediamo un attimino come fare. Direi di puntare sul primo che è uscito. Chi è stato? Aspetta, che non lo so, perso. Andiamo Giangis, Andiamo su Giangis, dai. che è Ma già credo che stia lanciato. facendo il giro di lancio. Arriviamo adesso. Vediamo di che arrivi prima sulla linea del traguardo. Dovrebbe essere già nel giro cronometrato, eh? Credo, sta prendendo lo No, spazio adesso no, no, sul sto pilota che è prendendo, davanti. sì. Eccolo qui, che si Chicane. lancia, ultima curva, e via, a tutto gas.
rettilineo più o meno da 300 km orari questa mod. Cerchiamo di capire la sua velocità di punta. 296 molto. Ho letto io. Abbiamo questa curva molto che non affronta benissimo Changis, e penso che sia una delle più difficili come tenuta, perché la gomma anteriore sinistra qua si surriscalda parecchio tra questa, quella precedente e questa curva che abbiamo affrontato, curva da prima o da seconda marcia, piccola lunga la sesta, forse la curva più difficile secondo me. Sì, perché c'è quel cordolo sulla destra che purtroppo bisogna passare all'interno, se no ci si affrontarla bene riesce a farti guadagnare tanti decimi preziosi. Intanto abbiamo già i primi tempi. Sì, un Brian con 1.20.430, secondo Pentley a 1.20.689, Axe al momento 1.20.841, a seguire Andrei Skirius, Fabio viene sopravanzato da Ice Writer in questo momento, anzi Gianni stesso ha fatto un secondo tempo 1.20.642. Sicuramente vedremo i tempi che si abbasseranno. Ricordiamo che questa qualifica è fatta a tempo di 15 minuti e non con i soliti 12 giri previsti. Ah, ecco, bravo, ha fatto per bene a ricordarlo, perché bug della pista che per ovviare alla serata dell'Advance hanno deciso subito di fare questo tipo di qualifica. Quindi non conteremo i 12 giri classici. Come erroneamente vi avevo detto io. È stato così deciso dalla direzione gara in anticipo. Quindi giri liberi, fate quello che volete, massimo 15 minuti. Brian è in testa. È Axe. Tanto Axe ha soltanto 36 centesimi. Intanto Gianni, piccolo errore. Eccolo qui, seguiamo un attimino. Tanto volevo vedere un attimino Pentre che sta provando. Credo che sia anche lui nel giro buono adesso. Vediamo questo giro con Axe, poi passiamo sull'HRT di Pentle. Tanto io lo sto seguendo, quindi vediamo un attimino come guida. Errore che lo commette. Ultima curva per Axe. In discesa, ultima S. In questo momento sembra un pelino più lenta la pista, perché i tempi sono molto più alti rispetto a quello che hanno sempre fatto. Niente, non si migliora. Sembrerebbe la pista un pochettino più poco gommata. Allora a questo punto andiamo su pentola. È appena incominciato il giro, adesso siamo sul buone d'appoggio, quello veloce da quinta. Andiamo in auto con lui. Troverà traffico davanti a lui, un paio di macchine, speriamo non venga infastidito. Sembrano abbastanza distanti, quindi sì, per il momento sembra, però vedi correttamente si lasciano stilare. È sembrata buona questa accelerazione,
Sì, abbastanza. Sì, addirittura potrebbe sfruttare un po' la scia, se si va solo avanti a lui, se riesce a prenderla. Io qua davanti. Eh sì, la sto Infatti, se lui prendendo, la sta sfruttando sfruttava lì, come? arriva a 304, 307 addirittura. E Tanto stavolta... Axe ha lasciato il gioco. Aia, attenzione, Axe ha lasciato il Attenzione, gioco, quindi qua Axe ha lasciato partirà il gioco. ultimo. Mentre il Infatti. nostro pilota esordiente è Il nostro già sulla seconda sta fila, eh. decisamente andando bene. 1.20.921 per lui, seguiamo, vediamo di capire il suo stile di guida. Si sta lanciando, quindi dovrebbe essere questo il giro buono. Buona la sua velocità di punta, 2.99 senza scia. Qua trova Giulia davanti, andiamo a salire da strada. Perché non sta facendo il suo giro cronometrato? Credo. Perché non si sposta, rimane lì. Non è mai facile capire in tempo Sei cosa fare quando si assolutamente. arriva, vedi? E lì rimane davanti. Purtroppo Sicuramente, gli ha infatti. danneggiato il giro. Infatti qui. Anzi, è riuscito a tenerla, pensavo lungo. Aveva tutto il suo diritto di star lì davanti, Giulia. Vediamo se ne rifà Vediamo un se ripete un altro. altro giro. Si Da ferma. 5 minuti ancora di tempo, vediamo un attimino. Roberto Sala al quinto posto, 1.21.021 per lui, vediamo se riesce a migliorarsi, qui lo vediamo un po' lungo, anche qui purtroppo, se riesco a vedere qualche tempo. vediamo questo tempo, purtroppo qui si scompone molto, prende il cordolo, salta su, ha lasciato secondi preziosi, decimi di secondi preziosi, infatti non si migliora. Continua nella sua rincorsa, la Diciamo che già posizione oggi c'è più una avanti. grossissima sorpresa con Axe Eh che sì. purtroppo partirà ultimo. Presumiamo per un connection lost. Gara È brutta situazione recupero. sicuramente. Speriamo non si innervosisca, riesca a mantenere la calma e ci faccia vedere una grande rimonta. Che strategia di gara prevedi, Alex? Più o meno sentendo qualche partecipante ci sarà forse qualche pilota che tenterà un solo cambio con le dure, facendo un primo stint di dure e poi mettendo le morbide. Non so quanto possa pagare, sinceramente, però più o meno 15 secondi di perdita di tempo nel cambio gomme, quindi è da tutto da valutare. Diciamo che facendo Ricordiamo 33 giri infatti 33 giri. potrebbe ancora essere una buona strategia. Però
No, prevedo più o meno uno standard di quasi tutti i piloti con due soste, più o meno in decimo, undicesimo giro per stint. Intanto Giangis, la sua Ferrari sembra inavvicinabile. Siamo ritornati in Europa e Giangis si fa vedere. Apprezza sicuramente di più questi circuiti. Non particolarmente fortunato nelle prime gare Giangis, anche se ci ha fatto vedere le belle rimonte, è stato coinvolto in qualche incidente. Lo ritroviamo sesto in classifica, 26 punti per lui. Sicuramente arriveranno sembra abbastanza ordinato nell'inserimento in curva. Intanto Ax ci dice un connection lost, però sembrerebbe colpa sua. Poi ci spiegherà a fine gara che cosa è successo. Dovrà rientrare in pista a qualificare. Attenzione, si gira davanti a lui una McLaren, non sono riuscito a capire chi era. Sicuramente è il compagno di Antonio. Tant'è che va subito in box. Penso Brubla, 79. Sono in macchina con Brian. Ma no, Russia è in prima fila stasera. Sì, anche lui si lamentava di questo circuito che non era tanto gradito, ma apparentemente hanno la zampata. Questi piloti tanto mancano 35 secondi alla fine, credo che saranno più molti piloti a fare il giro ancora. Vediamo tanto Fabio, credo che riesca a passare ancora il traguardo, quindi Roberto Sala. Anche Brian riesce a prendere la bandiera a scacchi. 17 secondi alla fine. Lei ha finito. Ice Freighter forse ce la fa ancora a far fare. Sì, forse vediamo. Ce la fa. 7 secondi. 5. Sì, ce la fa. Ce la fa ancora. Riesce a fare ancora il giro buono. Max intanto ha finito. Mauro ha terminato finito in questo momento. Dennis credo che completi questo giro qua. Vediamo se migliora. Vediamo. No, non è migliorato. Niente. Sempre uguale. Bracciale box. Ha fatto un testacoda. Guglia ci sta provando con anche lui, penso l'ultimo. Arrivando all'ultima chicane del traguardo. Eccolo qua. Indietro rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso Gran Premio. Il tempo migliore 1:23.918, lo piazza in questo momento al 14° posto. E Fabio, vediamo se sta l'ultimo, credo che stia girando. No, non ha neanche lui migliorato in questo momento. Seconda fila. C'è solo ancora Roberto Sala, vediamo un po'. Vediamo la Lotus, ultima chicane anche per lui. No, siamo ancora, eccolo qua, dai il traguardo, 1:20.977, non si migliora, rimane questo il suo tempo migliore, lo troviamo al quinto posto. Un attimo che facciamo il cambio. Aver finito tutto. Tutti i piloti fermi ai box in questo momento. Allora riepiloghiamo questa classifica dopo le qualifiche ufficiali. Partirà pole position Giangis su Ferrari.
accanto a lui Brian Marussia, terzo tempo per Pentle HRT, quarto l'esordiente nonché compagno di squadra di Pentle Fabio 96. È decisamente un bel Roberto, risultato, ottimo risultato. Quinto tempo per Roberto Sala Lotus. Un po' indietro Andrino Skinus quest'oggi. Prima Mercedes la troviamo al sesto posto. Lui. E lui penso che sia... Non l'ho visto tanto sul server, quindi presumo che abbia... Poco allenamento. Poco allenamento. Settima piazzola per Ice Wiper, Red Bull. Ottavo tempo per Max 76, Toro Rosso. Solo nona l'altra Ferrari, Mauro rimane un po' indietro oggi, subito davanti a Binis al decimo posto con la Williams, undicesimo tempo per Emanuele Bracciani, Force India, a seguire Dome F1 Red Bull, Brubla 79 McLaren, Guglia Williams e la Caterham di Pieopa al quindicesimo posto. Ahimè, Ax 89 partirà sedicesimo, nonché ultimo in griglia per purtroppo questa connection lost. Parrebbe che è stata colpa sua, quindi poi cercheremo di capire il motivo. Intanto qualcuno dovrà avvisarlo che può rientrare al server. Io ne approfitto per fare una piccola sosta. Ci ritroviamo tra qualche minuto. Bene. A dopo. A dopo.